Salve a tutti e benvenuti alla 22esima tappa di questo nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. Proseguiamo con il capitolo dedicato agli anni 60 e vediamo oggi gli anni 1962 e 63, che sono segnati dall'inizio della guerra del Vietnam, la crisi dei missili di Cuba e l'assassinio del presidente Kennedy. E tutti eventi che hanno influenzato profondamente la società americana e di cui anche Hollywood dovrà tener conto. Partiamo! La presenza degli Stati Uniti nel sud-est asiatico in appoggio al governo sudvietnamita, che era già iniziata a metà degli anni 50 sotto la presidenza Eisenhower, a partire dal 1962 viene considerevolmente aumentata. Inizia la guerra del Vietnam, una guerra che terminerà solo nel 1975 sotto la presidenza Nixon e segnerà profondamente lo spirito e la società americana. E nell'ottobre dello stesso anno scoppia anche la crisi dei missili di Cuba. In risposta al tentativo degli Stati Uniti di rovesciare il regime di Fidel Castro, il governo di Cuba chiede aiuto all'Unione Sovietica, che decide di installare nell'isola una postazione di missili nucleari. L'America decide quindi un blocco navale per impedire l'arrivo a Cuba delle navi che trasportano i pericolosi ordigni. Il mondo guarda con il fiato sospeso e con la paura di essere ad un passo dall'olocausto nucleare da sempre temuto. Fortunatamente la ragionevolezza prevale e le navi invertono la rotta. Il mondo tira un sospiro di sollievo, ma la guerra fredda continua. Con questi grandi e inquietanti avvenimenti che si stanno svolgendo sulla scena internazionale, ben poca cosa potrebbero sembrare i processi di trasformazione che stanno avvenendo nell'industria cinematografica americana. Eppure si tratta di processi che diventeranno di anno in anno sempre più radicali fino a trasformare completamente il volto di Hollywood e a renderla una cosa completamente diversa da come l'abbiamo fin qui conosciuta. Nel 1962 la MCA, la Music Corporation of America di Lew Wasserman, nata come agenzia di talenti musicali, prende il controllo della Decca Records, la società discografica che già dal 1951 controllava la Universal. MCA, Decca e Universal vengono fusi in un'unica società. Nasce la MCA Universal. Nasce così un gruppo con interessi trasversali che spaziano dalla produzione discografica alla produzione cinematografica e anche alla gestione delle carriere delle star, che ormai sempre di più devono appoggiarsi alle agenzie di talenti per trovare lavoro. E per cui, per intenderci, l'uscita di un film a questo punto produce non solo incassi al botteghino, ma anche proventi dalle vendite dei dischi con le colonne sonore del film, ma anche provvigioni sui cachet delle star. Sono tutte cose che oggi sono ovvie, ma che iniziano proprio in questi anni, ed è solo l'inizio. Comunque, andiamo con ordine e vediamo quel che succede nella produzione dei film di quest'anno. L'Oscar per il miglior film del 1962 viene assegnato a Lawrence d'Arabia, diretto dal regista britannico David Lean e che ha come protagonista Peter O'Toole, nel cui cast figurano anche Anthony Quinn e Omar Sharif. Il film racconta l'epica vicenda realmente accaduta di un tenente colonnello dei servizi segreti britannici che durante la Prima Guerra Mondiale guidò l'insurrezione delle tribù arabe contro l'impero turco, favorendo così il governo inglese. Questo film vince in tutto 8 Oscar, tra cui il secondo Oscar a David Lean dopo quello vinto per Il ponte sul fiume Kwai di 5 anni prima. E lancia anche la carriera di Peter O'Toole, questo semi sconosciuto attore irlandese che da questo momento in poi diventa una star. Il box office del 1962 premia Il giorno più lungo, un colossal di guerra girato con lo stile del film Verità che narra le vicende dello sbarco in Normandia. Il film è girato da 4 registi diversi,
Ken Hannikin per gli esterni inglesi e francesi, Andrew Marton per gli esterni americani, Bernard Wicki per le scene dei tedeschi e Gert Oswald per le scene dei paracadutisti. Anche il cast è corale ed è interpretato da star come John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Sean Connery, Henry Fonda, oltre ad altri attori che, benché delle star, accettano di fare solo brevi camei. Questo film è prodotto dalla Fox al costo di 8 milioni di dollari. Pare che sia il film in bianco e nero più costoso della storia, almeno fino a quando Spielberg girerà nel 93 Schindler's List. Ma lì siamo già nel pieno dell'era blockbuster ed è tutta un'altra storia. Comunque l'investimento è stato ampiamente ripagato perché ha incassato qualcosa come 50 milioni di dollari a tutt'oggi. Un altro interessante film del 1962 è Il buio oltre la siepe, diretto da Robert Mulligan e interpretato da Gregory Peck, che vince anche l'Oscar per il miglior attore protagonista. Il film racconta la storia di un avvocato del profondo sud che difende un cliente nero falsamente accusato di violenza carnale. A causa dei radicati pregiudizi razziali, l'imputato viene ugualmente condannato nonostante venga dimostrata la sua innocenza. Così l'uomo tenta di scappare, ma durante la fuga viene ucciso. La tematica dei diritti civili e la lotta contro i pregiudizi razziali è un tema sempre più presente nella società americana di questi anni e lo dimostra anche il successo di questo film che arriva settimo nella classifica degli incassi della stagione. Il codice di autocensura, il famoso codice Hays, tenta di smorzare i toni e lo si vede anche in questo film. Questo perché l'imperativo è che Hollywood deve soprattutto divertire e non fomentare turbolenze sociali. Ma sono regole anacronistiche contro le quali gli autori si scontrano sempre di più. Ma finché i produttori lo sostengono, non c'è niente da fare. L'ultimo western di successo di John Ford è L'uomo che uccise Liberty Valance, interpretato da James Stewart, John Wayne e Lee Marvin. Il film racconta in un lungo flashback come venne ucciso 25 anni prima l'ultimo bandito della zona ad opera di un giovane giornalista che proprio grazie a questo episodio e alla popolarità conseguente era diventato senatore. Bisogna dire che questo non è il solito film di John Ford. Qui mancano i grandi spazi, le grandi storie epiche. Viene raccontato la storia del West così come si è realmente svolta. Non è infatti il protagonista ad aver ucciso davvero Liberty Valance, ma come poi la storia sia diventata mito, il mito appunto del West. È un film pessimista, girato con una fotografia in bianco e nero, oscura, quasi un western noir. I temi narrativi di John Ford, per la verità, ci sono tutti: i valori dell'Est contro quelli dell'Ovest, la lotta dell'individuo contro la società, della natura selvaggia contro la civiltà. Ma il fatto di averlo girato tutto in ambienti chiusi, con la fotografia in bianco e nero, rivela come una malinconica perdita di fiducia nel sogno americano e ridimensiona notevolmente il mito della frontiera. Un western del crepuscolo. Agente 007, Licenza di uccidere, è un film di spionaggio diretto da Terence Young, interpretato da Ursula Andress e da un giovane attore scozzese quasi sconosciuto, Sean Connery. Da questo film nascerà una lunga serie di fortunatissimi film di spionaggio che hanno dato vita ad uno dei personaggi più longevi del cinema americano. Tecnicamente questo non sarebbe un film americano ma britannico, ma comunque dopo la Seconda Guerra Mondiale la Gran Bretagna dal punto di vista cinematografico è diventata una completa colonia americana. I soldi per farci film vengono tutti dalle major e quindi possiamo continuare a parlarne in questi video. È il film che lancia la carriera di Sean Connery, che dopo questo film girerà altri 5, sempre sul personaggio di 007. Finché poi nel 71 deciderà di distaccarsi da questo personaggio saggiamente per non rimanere prigioniero del cliché. I
Il 22 novembre 1963 il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, viene assassinato a Dallas. L'autore dell'attentato non è mai stato chiarito in modo definitivo ed è tutt'oggi controverso. In un primo momento l'assassinio viene attribuito a Lee Harvey Oswald, ma in seguito al lavoro di due commissioni d'inchiesta e a diverse ricostruzioni ha preso sempre più piede l'ipotesi di un complotto, ma i responsabili non sono mai stati individuati. Questo evento produce uno shock terribile nella società, che improvvisamente scopre di non essere quella terra dei sogni e delle opportunità che aveva raccontato a se stessa e al mondo. Insomma, quelle fucilate rappresentano un po' una sorta di perdita dell'innocenza, di quella ingenuità che aveva caratterizzato la sensibilità generale dell'America e di Hollywood stessa. E anche i film ne verranno influenzati, anche se certo non immediatamente, come infatti dimostra il prossimo film che vi segnalo. L'Oscar per il miglior film del 1963 viene assegnato ancora una volta ad un film inglese ma prodotto dalla United Artists, Tom Jones di Tony Richardson. Il film è la trasposizione di un fortunato romanzo settecentesco nel quale si racconta di Tom Jones, un trovatello allegro e scanzonato che viene allevato come un figlio da un ricco signorotto di campagna. Ma il nipote di questi lo calunnia e Tom rischia di finire sulla forca. Sarà salvato all'ultimo momento e potrà sposare il suo amore. La storia non è particolarmente originale, ma all'epoca i critici furono molto colpiti soprattutto dalla sua modalità di realizzazione. È un film scanzonato, caratterizzato da grande inventività narrativa, che rompe un po' tutte le convenzioni del film di cappa e spada, molto veloce, spiazzante. Tanto per fare alcuni esempi, all'inizio par di trovarsi in un film muto con tanto di sottotitoli, oppure ancora a un certo punto gli attori si fermano e guardano in camera, si rivolgono direttamente allo spettatore, o ancora in certe scene di inseguimento, quando la scena viene accelerata quasi si trattasse di comiche. È evidente che il film non è girato da un collaudato professionista di Hollywood, ma da un esponente del cosiddetto giovane cinema inglese, quando ancora da quelle parti si illudevano di poter creare una Hollywood sul Tamigi. Ma il box office del 1963 è dominato da Cleopatra, prodotto dalla Fox e diretto da Joseph Mankiewicz. Il film è interpretato da Liz Taylor, Richard Burton e Rex Harrison. È un colossal epico storico nel quale vengono raccontati, con le inevitabili concessioni al gusto e allo stile hollywoodiano, i fatti relativi al rapporto fra Cesare e Cleopatra. Questo film è famoso anche perché ha mandato quasi in fallimento la Fox, nonostante gli altissimi incassi, perché i costi di questo film erano andati completamente fuori controllo. Partiti da un budget di 2 milioni di dollari, si era arrivati a 40, praticamente una cifra impossibile da recuperare al botteghino. E questa megalomania di Hollywood verrà ben presto pagata cara e in ogni caso metterà la parola fine al genere peplum, almeno in America. Inoltre il disastro di Cleopatra costringerà Daryl Zanuck, il fondatore, che si era allontanato ormai da 6 anni per fare il produttore indipendente pur mantenendo il controllo del pacchetto azionario della Fox, a rientrare in sede e licenziare il presidente Spiros Kouras, responsabile del disastro, e tornare nuovamente lui in sella. Ma dopo alcuni successi iniziali anche lui infilerà una serie tale di fiaschi che verrà a sua volta defenestrato. Gli uccelli è un film di Alfred Hitchcock del 1963. Il maestro del genere thriller sconfina qui nell'horror e racconta di una misteriosa aggressione di tutti gli uccelli contro gli uomini. Il motivo dell'aggressione non viene rivelato, ma inspiegabilmente questo assalto, così come era iniziato, cessa.
Dopo 3 anni da Psycho, il suo ultimo successo, Hitchcock ritorna con questo suo nuovo capolavoro che tocca un genere per lui un po' inusuale. E lo fa con la sua consueta perizia registica, capace di creare questa sensazione di tensione e di paura veramente notevole. Per l'originalità della storia, se non fosse stato per il suo nome e anche per le sue personali risorse economiche, probabilmente questo film non avrebbe mai trovato una major disposta a finanziarlo. Ma era accaduto che dal 1955 Hitchcock si era dedicato alla televisione e aveva prodotto una serie di thriller per la TV dal titolo Hitchcock Presenta. E questo gli aveva assicurato le risorse economiche per acquistare un significativo pacchetto di azioni della MCA, la società che controlla la Universal. E questo gli aveva permesso di ottenere così la libertà di realizzare tutti i film che gli interessavano. E infatti questo film è prodotto dalla Universal. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video proseguiremo con questo capitolo dedicato agli anni 60 e vedremo un triennio che va dal 1964 al 1966, in cui iniziano le proteste studentesche e avvengono ulteriori importanti trasformazioni nel mondo degli studios. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni, suggerimenti, iscriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata.